Udinese Calcio vs AS Roma 25 novembre 2011 Selkensi e Selkensi. Autor, D. Selzer, trattino, Kensi. Il mio suggerimento, vincete per Roma. Uno dei duelli più interessanti di questo dodicesimo giro della serie italiana è su all'Udine, dove tabellenvierte Udinese un posto che questo sugli assi di venerdì sera la Roma ha messo di più modesto misureranno le forze. Gli ospiti hanno 4 punti più dei romani al momento mentre essi vengono dietro il leader Juventus solo intorno a un punto. Essi il quindi contenitore che questo duello ha attenuato un piccolo gioco in cui essi vorrebbero sicuramente rastrellarsi per le due sconfitte nella stagione scorsa. L'inizio, 25 novembre, 2011. Ore 20:45. Ma dopo che essi sono stati sconfitti a due ultime prestazioni dell'ospite a Napoli e Parma la situazione è al gruppo dell'Udine non veramente lo nel modo migliore. Questi sono anche stati i loro due giochi solo persi in questa stagione della Serie A che dobbiamo anche citare il loro debacle all'ultima riunione della Lega Europa quando essi sono stati sconfitti alla Madrid contro Athletic con anche 4-2-1. Essi hanno seriamente messo in pericolo il fatto che essi mettono con quello nel giro successivo che è dal modo stato quasi sicuramente di giri dopo 7 punti creduti in 3. Per queste 3 sconfitte in sequenza in ogni caso che la loro veramente cattiva difesa è da incolpare, che ha guardato fissate alla stagione che l'inizio ha ma ovviamente sono esauriti essi dopo giochi forti permanenti su due lati. Avendo lei guardato disorientata ed completamente nella difesa anche nell'ultimo giro a ospite vicino alla Parma mentre uno potrebbe vedere anche nell'attacco di cui i fermi debole di Natale e Floro Flores ancora non hanno la loro forma la stagione che iniziava. Ma allenate speranze per Guidolin quello questo Angriffszweier ha potuto siate eccellenti contro Romani e di nuovo e i possibili difetti nella difesa quindi non sarebbero anche così difficili per loro. Non com'è solo questo ferisce la coda di difensori arrivisti Barreto inoltre, anche. Lista attesa dell'Udine, Andanovic, Benatia, Danilo, Domicilio, Basta, Isla, Assanua, Pinzi, Armero, Floro Flores, Di Natale, Trattino. Pregate a 365, 100% a 100 compenso esclusivo. Al liberatore premio vincente. A differenza dell'Udine i romani hanno creduto due vittorie nella stagione l'uno dietro l'altro il secondo tempo. Quindi essi vengono molto self-confidenti al quarto gruppo messo della serie A ma uno deve citare che quelli hanno fatto uno sforzo alle spese dell'allenatore fine settimana scorso Luis Enrique veramente e sebbene abbiate sconfitto il gruppo modesto di Lecce con 2-2-1 e siate più precisi per i colpi dei giocatori di centrocampo piani che Gago come esso su una terra del proprio di uno. Questo solo ci mostra che i suoi arrivisti sono già stanchi un po' poiché gli incontri hanno lo in esso sono entrati gli obiettivi prima segnati regolarmente. L'Udine vuole quindi contro invece di Bojan l'inizio Zotti esperto di nuovo, durante anche quale ha recuperato Borriello aspetterà la sua possibilità dalla banca. Ma anche con una tale lista il gruppo di Romani sembrerà piuttosto offensivo perché il giocatore di centrocampo esperto Tadej copre il tutto lasciato e crea quindi più giocatori nell'attacco. Gago e De Rossi chiudono durante l'opporsi contro battendo attacchi la strada al loro obiettivo contemporaneamente. Una tale varietà ha anche portato i romani che le ultime due vittorie allenano quindi Enrique probabilmente non cambierà niente nella lista tattica. Per questo incontro la rivista ferito Borini, giocatori di centrocampo Pizzaro e difensori interni Burdisso solo non competono. Romani est di lista tesi, Stekelenburg, Rossi, Chiar, Seccare Rastrelliera, Gago, De Rossi, Pjanic, Lamela, Taddei, Osvaldo, Totti. Nella riunione diretta due di gruppi piuttosto equilibrati che gioca un calcio simile recentemente. Anche con osservazioni offensive chiare noi possiamo attendere un'idea di calcio superiore con certezza. Con molti buoni le opportunità e noi speriamo anche con una coppia di colpi sui due lati.